Ciao amici, bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a realizzare questo simpatico sole. Il sole porta sempre allegria, positività, calore, di cui abbiamo sempre tanto bisogno. Lo possiamo poi appendere o nella nostra macchina, o decorare una stanzetta per bambini, o usarlo anche come portachiavi. Adesso andiamo a vedere l'occorrente. Abbiamo bisogno di due colori, il giallo, un secondo colore a vostra scelta, l'uncinetto, nel mio caso il numero 3, voi adeguerete il vostro uncinetto in base al filato che andate ad usare, potete usare qualsiasi filato, sia cotone che acrilico, nel mio caso è un 100% acrilico, poi abbiamo bisogno di un po' di imbottitura acrilica, di un pezzetto di filo rosso per fare la bocca. Poi per fare gli occhi o delle perle nere o questi occhietti di sicurezza, se no con ago e filo potete poi cucire degli occhi o se avete a casa un pezzo di feltro andate a ritagliare due cerchietti e poi con un po' di colla andate a fissarli. Inoltre ci serve un pezzetto di filo di colore diverso, che ci farà da marcapunti e poi alla fine ago da lana e una forbice. Possiamo partire col nostro tutorial. Andiamo a prendere il nostro filo giallo, che è il filo dominante in questo caso, visto che il sole è giallo, e andiamo a fare un anello magico. Una catenella per fissare l'anello. E all'interno di questo anello andiamo a realizzare 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tiriamo il filo, così l'anello si chiude. Noi andremo a lavorare in spirale, per cui abbiamo bisogno adesso subito del nostro marcapunti che ci indicherà ogni volta che inizia un nuovo giro. Lo posizioniamo e in questo secondo giro andiamo a fare un aumento in ogni maglia del giro sottostante. Aumento significa che faremo due maglie nella stessa maglia di base. Vi mettete anche la codina in parallelo, così ci lavoriamo sopra le maglie, per cui entrate nel primo punto e qui andiamo a fare un punto basso e nella stessa maglia di base un secondo punto basso. Nel prossimo punto, anche qui, due maglie basse. Nel punto successivo, due maglie basse. Faremo due maglie basse in ogni punto fino alla fine del giro, dove avremo poi 12 punti bassi. Terminato il giro, spostiamo il nostro marcapunti e in questo terzo giro andremo a fare un punto basso singolo e nella maglia successiva l'aumento, e questo per tutto il giro. Allora entriamo nel primo punto. Facciamo un punto basso, nel punto successivo l'aumento, due maglie nella stessa maglia di base. Nella prossima maglia un punto singolo, in quella successiva l'aumento. Faremo un punto basso, un aumento, un punto basso, un aumento per tutto il giro. Alla fine ci troviamo con 18 punti bassi. Terminato il giro, spostiamo il nostro marcapunti e in questo prossimo giro andremo a fare due punti bassi singoli e nel terzo l'aumento, e questo per tutto il giro. Entriamo nel primo punto, un punto basso, nel secondo punto, un punto basso e nel terzo l'aumento, due punti nella stessa maglia.
poi di nuovo un punto basso singolo, un altro punto basso singolo e nel terzo l'aumento. Faremo due punti bassi e un aumento per tutto il giro, alla fine ci troviamo con 24 punti bassi. Terminato il giro, spostiamo il marcapunti. In questo giro andremo a fare 3 punti bassi singoli e nella quarta l'aumento. Allora, un punto basso, il secondo punto basso, il terzo punto basso e nel quarto l'aumento. Due maglie nella stessa maglia di base. Faremo 3 punti bassi, un aumento, 3 punti bassi, un aumento per tutto il giro. Alla fine ci troviamo con 30 punti bassi. Terminato il giro, spostiamo il marcapunti. In questo prossimo giro andiamo a fare 4 punti bassi singoli e nella quinta l'aumento. Una, due, tre, quattro e nella quinta l'aumento, due maglie nella stessa maglia. Faremo 4 punti bassi, un aumento, 4 punti bassi, un aumento per tutto il giro. Alla fine ci troviamo con 36 punti bassi. Terminato il giro, iniziamo il prossimo giro e qui andiamo a fare 5 punti bassi e nella sesta l'aumento. 1, 2, 3, 4 e 5 e nel sesto punto l'aumento. Due maglie nella stessa maglia. Faremo 5 punti bassi e un aumento, 5 punti bassi e un aumento per tutto il giro. Alla fine ci troviamo con 42 punti bassi. Terminato il giro, spostiamo il nostro marcapunti e in questo giro andremo a fare 6 punti bassi e nella settima l'aumento. Una, due, tre, quattro, cinque, sei punti bassi e nel settimo punto l'aumento. Due maglie nella stessa maglia. Faremo sei punti bassi, un aumento, sei punti bassi, un aumento per tutto il giro. Alla fine ci troviamo con 48 punti bassi. Terminato il giro, spostiamo il nostro marcapunti. Adesso abbiamo finito a fare gli aumenti. Andremo a fare l'ultimo giro dove andiamo a lavorare le maglie come si presentano. Faremo un punto basso in ogni punto disponibile. Fino alla fine del giro per un totale di 48 punti bassi. Lavorato l'ultimo punto basso, possiamo eliminare il nostro marcapunti, allunghiamo la nostra asola e tagliamo il filo, perché andiamo a chiudere il giro facendo un'asola di chiusura. Sfiliamo il nostro filo, andiamo a procurarci il nostro ago da lana. Poi andiamo non nel primo punto basso, ma nel secondo punto basso, entriamo, facciamo in tutte e due le asole, facciamo passare ago e filo. Poi andiamo a cercarci l'ultimo punto basso, però qui entriamo solo nell'asola dietro del punto. Facciamo passare ago e filo, andiamo a tirare delicatamente, così abbiamo fatto questa asola, il lavoro è molto più pulito. Tiriamo ancora un po', questo filo andiamo a nasconderlo sul rovescio del lavoro, facendo passare il filo all'interno delle maglie.
adesso possiamo tagliare il filo. Chiaramente adesso abbiamo realizzato un lato del nostro sole. Adesso andremo a fare lo stesso identico lavoro e poi ci rivediamo. E quando abbiamo tutte e due le parti del viso del nostro sole, intanto andiamo a prenderci, io nel mio caso uso questi occhi di sicurezza, voi potete, come detto, usare o delle perle o dei bottoni. Andiamo a posizionare gli occhi circa, io li ho messi dal centro nella quarta riga che abbiamo realizzato. Adesso qua bisogna sempre fare delle prove per vedere come stanno meglio, come posizionarle. Metterò la sicurezza dietro alla fine, in modo che se poi non mi piace la posizione posso sempre ancora cambiarli. Fissati i vostri occhi, andiamo a prendere ago e filo per fare la nostra bocca. E anche qua ci prendiamo appunto l'ago e il filo rosso. Andiamo a fare la nostra bocca del nostro sole entrando qui, diciamo circa un po' sotto l'occhio, un centimetro sotto l'occhio. Cerchiamo poi la posizione di fronte, rientriamo con l'ago e anche qua comunque bisogna sempre fare un po' di prove prima che poi cerchiamo di lasciare un po' di spazio. Entriamo poi nel mezzo della bocca, facciamo passare l'ago, torniamo nel punto sotto, facciamo passare l'ago dietro, così fissiamo qua la bocca. E poi torniamo, facciamo in modo che il nostro sole abbia un bel sorriso. Ecco, adesso dietro con i nostri fili rossi andremo a fare due o tre nodini. Io metterò poi le sicurezze sugli occhi, possiamo tagliare questo filo ma anche lasciarlo perché tanto resta all'interno del lavoro. E quando abbiamo completato il nostro viso andiamo a unire i nostri due lati. Intanto prendiamo il nostro secondo filo, nel mio caso ho scelto un colore pink, andiamo a mettere il rovescio sul rovescio, prendiamo l'uncinetto. Andiamo a unire i due lati entrando sempre solo nella costina interna del punto da questa e nel punto di fronte, per cui entriamo nella costina dietro del lavoro, nella costina interna sul lato di fronte. Come prima cosa facciamo passare il nostro filo e andiamo a realizzare una catenella. Andiamo adesso nel prossimo punto, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel prossimo punto sempre nella costina dietro e nella costina interna di fronte e andiamo a realizzare una mezza maglia alta. Filo sull'uncinetto, nella stessa maglia di base andiamo a fare un punto alto. Saltiamo nel prossimo punto, qui prendiamo due volte il filo sull'uncinetto, entriamo appunto sempre nella costina, lavoreremo sempre nelle costine dietro del lavoro, entriamo nella costina interna di fronte e qui andiamo a fare prima una maglia alta doppia, due catenelle
Due volte il filo sull'uncinetto e nella stessa maglia di base una seconda maglia alta doppia. Adesso torniamo indietro, andiamo nel prossimo punto dove andiamo a fare prima la nostra maglia alta e nella stessa maglia di base la mezza maglia alta. Poi andiamo nel prossimo punto e andiamo a fare un punto basso. Filo sull'uncinetto, andiamo nel prossimo punto disponibile e qua riniziamo. Prima a fare nel primo punto una mezza maglia alta e nella stessa maglia una maglia alta. Poi nel prossimo punto una maglia alta doppia, poi due catenelle e una seconda maglia alta doppia, sempre nella stessa maglia. Poi torniamo indietro e andiamo nel prossimo punto dove andiamo a fare una maglia alta doppia normale e una mezza maglia alta. Nel prossimo punto un punto basso. Adesso andremo a fare questo lavoro fino a circa a tre quarti di chiusura, perché poi andremo a imbottire il nostro sole. Arrivati a questo punto, allunghiamo un attimo la nostra asola e andiamo a mettere un po' di imbottitura all'interno. Non serve tantissima perché il sole non è che deve essere proprio molto molto gonfio. Andiamo a imbottire il nostro sole. Cerchiamo di andare negli angoli in modo che sia ben distribuito l'imbottitura e quando ci sembra che sia sufficiente riprendiamo il nostro uncinetto e proseguiamo a fare la nostra chiusura. E quando siamo arrivati alla fine, l'ultimo punto basso lo andiamo a fare dove siamo partiti all'inizio del giro, dove abbiamo fatto la catenella. Entriamo e qui andiamo a fare il nostro punto basso. Poi, per chi vuole fare il gancetto per appendere il nostro sole, da qui andiamo a fare 15 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Rientriamo nello stesso punto dove siamo partiti e andiamo a fare un punto bassissimo. Una catenella aggiuntiva, allunghiamo l'asola e possiamo tagliare il filo. Sfiliamo il filo. Scusate, tiriamo bene il filo, poi chiaramente adesso questi due fili dietro possiamo fare un nodino per una maggiore sicurezza e poi ci prendiamo il nostro ago e andiamo a nascondere i fili all'interno del lavoro, all'interno del nostro sole. Prima passare un filo possiamo poi tagliarlo, la stessa cosa la faremo anche con l'altro filo. Abbiamo nascosto tutti i nostri fili, ecco qua il nostro bellissimo sole, io lo trovo molto carino, soprattutto se si usano dei colori un po' vivi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like. Abbonatevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial.